Dopo il pareggio contro il Foggia, che ha lasciato strascichi importanti soprattutto per le porte chiuse del Partenio Lombardi, l'Avellino domani scenderà in campo contro il Giuliano di Mister di Napoli con la speranza di fare bottino pieno e rilanciarsi definitivamente. Ci sta impattare lo Zaccheria e soprattutto il rimonta contro il Catanzaro, ora è il momento di fare la grande contro una matricola terribile come quella giallo-blu. E allora Massimo Rastelli dovrà scegliere gli uomini giusti, anche se con diversi acciaccati. Il trainer biancoverde ha presentato così la partita. Dubbio che domani è una gara importante, come lo sono state naturalmente le quattro precedenti che abbiamo fatto, perché io conto anche la gara di Coppa Italia. E domani ci troviamo di fronte a due insidie. La prima, naturalmente, come hai detto tu, quella di giocare a porte chiuse, quindi è come essere tornati indietro di 2 anni, come è capitato di giocare nel lockdown. E quindi in questo momento, dove comunque c'è stato un riavvicinamento da parte della gente, da parte dei nostri tifosi, riuscire a giocare questa gara, insomma, cercando di rivivere l'atmosfera della gara col Catanzaro, credo che ci avrebbe dato una grande mano, no? E poi l'altra insidia è quella dell'avversario, cioè pensare che sia una gara facile. Pensare che siccome abbiamo pareggiato col Catanzaro, abbiamo fatto un'ottima gara a Foggia, sia una gara in discesa, tutt'altro, perché affrontiamo un'ottima compagine, ottimamente allenata, diciamo non dà grandi punti di riferimento, nel senso che all'interno di una stessa partita cambia più volte sistema di gioco, quindi una squadra imprevedibile che ha delle ottime individualità, ha dei giocatori di grande esperienza e dei giovani molto molto interessanti. Quindi ripeto, le insidie sono queste. Ma, sai che degli assenti naturalmente dispiace non averli, però non me ne sono mai fatto un problema, nel senso che cerco poi di preparare le gare nel miglior modo possibile con gli uomini che ho a disposizione. E cerco di trasmettere questa alla squadra, perché credo di avere un organico che mi possa permettere di fare tranquillamente determinate scelte. Tanti ragazzi stanno crescendo tantissimo in queste ultime settimane, quindi sicuramente avrò a disposizione altrettanti ragazzi in grado di poter svolgere al meglio i compiti a loro assegnati. Naturalmente i ballottaggi ci sono sempre. In ogni gara mi riservo sempre fino all'ultimo di valutare appieno non solo quello che poi vedi in allenamento, quindi magari le indicazioni, qualche sensazione, qualche intuizione che naturalmente mi riesco a percepire durante la settimana lavorativa, ma poi anche quelle caratteristiche che mi possono servire di più all'inizio gara, cercando poi magari di conservarmi quelle che penso mi possano dare qualcosa in più con i cambi a gara in corso. Non ci saranno dunque Marcone, Dall'Oglio, Zanandrea e Di Gaudio ancora fermi ai box nel probabile 4-3-3 del tecnico. Pane tra i pali, Rizzo, Auriletto, Moretti e Tito in difesa, con Casarini, Franco e Matera in mediana. Davanti i soliti ballottaggi, Canutecce, Carelli e Trotta si giocano una maglia a destra, Russo a sinistra e Gambale al centro, con Murano pronto a subentrare.